Buongiorno, buongiorno e bentornati ad un'altra puntata di Jenny Jungle. Allora, oggi vi racconto, la scorsa puntata vi ho raccontato un pochettino dell'elettronica, della nascita dell'elettronica, anche senza entrare troppo nei particolari che magari vedremo più avanti. Oggi vi dico l'elettronica dove va messa e quali sono state le difficoltà per arrivare a creare il telaio della nuova gente. Ecco, lo possiamo vedere adesso se lei viene avanti, lo vediamo qua. In questo video, no? In questo video noi vediamo la matematica di quello che è il nuovo telaio della Jenny. Ecco. Quindi, allora, intanto parliamo di alluminio e parliamo soprattutto di una grande fusione in alluminio. Il coperchio diventa un coperchio portante perché sopra poi vedremo cosa abbiamo posizionato. Non vi è sfuggito il fatto che è un made in Italy, anche la fusione in alluminio. Si chiamerà Jenny Power Unit, GPU, made in Italy. E poi vediamo anche sotto da dove nasce tutto lo studio che c'è stato dietro. No? Questo porterà il portante che sosterrà tutta la seduta Jenny. Chiaramente quello che vedete qui sono gli alloggiamenti per le nuove schede madri. Questi qui sono i dissipatori di calore, perché le schede madri portano con sé una creazione di molto calore che va dissipato. Ecco. Qui abbiamo fatto un lavoro anche non per scaricare e per cercare di non andare a toccare sotto con la Jenny, no? quando si va in fuoristrada o cosa, abbiamo fatto degli scarichi. Questo invece, questo che vedete qui, l'ho voluto io, l'ho aggiunto, perché qui è dove si può agganciare la Jenny per caricare in macchina, bloccarla, e quindi un punto fisso sotto dove andare a caricare, agganciare la Jenny. Quindi abbiamo detto, queste sono le parti dove andranno alloggiate le schede madri, qui dove andrà a dissipare il calore sull'alluminio, questi sono gli alloggiamenti nuovi per i nostri nuovi motori che andranno i due motori nuovi. Ecco, questo è il grande stampo in alluminio, con un costo anche non indifferente. Andiamo oltre. Ora qua invece vediamo gli stampi e tutto il lavoro che c'è stato dietro i gearbox. I gearbox sono quelli che portano il movimento dai motori, c'è una riduzione 1:24, una cascata di ingranaggi che porta, quindi abbiamo dovuto reinventare, cioè reingegnerizzare il gearbox, che è quello che porta appunto il movimento alle ruote. Ecco. Questo sarà il nuovo gearbox Jenny. Chiaramente abbiamo inserito anche l'elemento che aggancerà il kit Jenny sopra, un po' come la precedente versione di Jenny. Questo è un brevetto comunque che garantisce la separazione delle due parti molto velocemente, quindi abbiamo voluto lasciarlo perché è un elemento secondo noi molto importante. Ecco. Questo è il nuovo gearbox, il nuovo aspetto, anche lui chiaramente fatto in Italia. Dal disegno vi faccio vedere l'opera finita. Ecco, se puoi venire più vicino. Questo è lo stampo del nuovo gearbox, ormai sono fatti, l'abbiamo già testati, c'è stato un lavoro di ingegneria per capire come fare gli allineamenti degli ingranaggi, vi evito tutto il lavoro enorme che c'è stato dietro per portare a questo. Ora, come vedete qui, la colorazione è passata da questo colore, che voi conoscete perché la vecchia versione aveva questo colore, a questo colore nero. No? Non è, a parte che è estetico, perché secondo noi è più bello nero, ma non è solo un discorso di colore, questo si chiama cataforesi, è un trattamento dell'alluminio, perché noi riteniamo che l'alluminio nudo e crudo così è soggetto a ossidazione in ambiente salino o comunque in ambiente esterno, è soggetto a salinazione, a processi di ossidazione, quindi viene quella cosa brutta bianca, quella polverina bianca. Ecco. La cataforesi invece preserva questo l'alluminio lasciandolo sempre nero e sempre bello, quindi è un elemento in più che abbiamo dato. Ecco. Chiudo questa sezione con una chicca per voi che magari conoscete la vecchia Jenny, vi faccio vedere questa cosa. Vieni vicino, se volete. Questa cosa che voi provate a fare con la vostra Jenny, no? Provate a fare questa cosa qui con la vostra Jenny e a rimanere fermi. Voi che avete già la Jenny sapete che questa cosa non si può fare, quindi significa che io non sono seduto sulla vecchia Jenny, ma sono seduto su qualcosa di nuovo, e quindi è già la nostra nuova elettronica. Questo è un filtro di notch, si chiama, in elettronica, che è già inserito nella nostra elettronica, e quindi non c'è più quel fastidioso problema che avevamo, e già, come potete vedere, c'è un miglioramento che vi porto. Vi saluto e vi rimando alla prossima. Ciao!